Salve a tutti! Guardate che figo, sono in uno studio bellissimo. Lo studio di Andrea Piovan, lo diciamo subito, Andrea Piovan, la voce di Liquid Snake e Metal Gear, capito? Pazzesco, ma non è il suo momento, non diamo protagonismo a lui. Oggi si parla di Siro Carraro. Chi è Siro Carraro? Grazie di averlo chiesto. La voce di Psycho Mantis in Metal Gear, la voce delle maschere di Crash Bandicoot, Aku Aku e Uka Uka. E anche la voce del primo Spiro per PS1. Sembra che ci sia bisogno del mio intervento. Quindi, wow, Siro, quante cose fighe hai fatto. Ma c'è un problema, tutti lo conoscevano come Ciro Carraro. Ma è un errore, perché lui è veneto. E, insomma, i veneti Ciro... Siro, si chiama Siro. La prima domanda è questa. Che cosa è successo? Come mai t'hanno scambiato... T'hanno chiamato Ciro. In Metal Gear c'era scritto Ciro, ma fu un errore, vero? Com'è nata sta storia? Che per anni abbiamo cercato un fantasma e non t'abbiamo trovato, ma tu eri sempre lì sotto i nostri occhi. Non eri Ciro, eri Siro. Ma com'è successo? Dici. Ciao a tutti, mi chiamo Siro Carraro, non Ciro. Ciro non è mai esistito. Quando iniziai a lavorare come doppiatore alle PlayStation, fu uno sbaglio di produzione, Ciro invece di Siro. Infatti in Gran Bretagna, quando si dice Siro, loro immediatamente scrivono con la C, Siro. E infatti quando vedono con la S, il mio vero nome, mi chiamano Siro. Quindi Ciro Carraro non esiste, va bene, sono io, Ciro Carraro, quello che faceva il doppiatore delle PlayStation. E ripeto, fu uno sbaglio di produzione e devo dire che io manco me ne sono accorto, né mi sono mai interessato, davvero, non ho neanche mai guardato una PlayStation, ok? Ciro. Ciao, sono sempre io e vivo a Londra. C'è bisogno di parole, Snake. Sono Psycho Mantis. Non è un trucco, è tutto vero. È il mio potere. È inutile, te l'ho detto. Riesco a leggere tutti i tuoi pensieri. Una domanda di rito per quelli che sono stati gli 11 fortunati del cast di Metal Gear Solid. Come sei entrato nel giro? Nel giro del doppiaggio londinese, nel giro del doppiaggio in generale, quali sono le tue origini? Come ti sei ritrovato a fare Crash, Spyro e Metal Gear? Come sono entrato nel mondo del doppiaggio per le PlayStation è stato un caso, un puro caso. Io sono membro dell'Actors Centre di Londra, un posto in cui si va per incontrarsi con attori, per fare dei corsi. È un posto in cui possono entrare solo attori professionisti che sono membri dell'Equity Card, che io ho avuto molti, molti anni fa. E lì un giorno a questo Actors Centre c'era nella bacheca un messaggio che diceva: cerchiamo un attore italiano per fare il doppiaggio per le PlayStation. Io manco sapevo cos'erano le PlayStation e devo dire manco adesso lo so. E oltretutto non sono mai stato interessato al doppiaggio, ma proprio mai. Io ho sempre fatto teatro in Gran Bretagna e comunque in televisione. Per curiosità, decisi di chiamare, mi chiesero se avevo un demo o qualcosa, gli dissi di no, perché io lavoravo in teatro e comunque mi videro, andai lì, feci il provino, era Maidenhead, che sta un'ora circa da Londra. La compagnia si chiamava Le Frogs, in francese, e Stefan era uno dei titolari con cui diventai anche amico. Feci il provino, andò molto bene e mi dissero che potevo iniziare, quindi dopo pochi giorni andai e iniziai a lavorare per Le Frogs a Maidenhead, poi ci sono stati altri studi, ma sempre con la stessa compagnia. Dalla mia prigione tempio ti ho inviato istruzioni semplici da seguire, ma tu hai perso le gemme e i cristalli e io ho perso la pazienza. Dopo un'eternità, il mio gemello cattivo Uka Uka è stato liberato dalla sua prigione sotterranea. Molto tempo fa lo rinchiusi lì per proteggere il mondo dalla sua malvagità. E che ricordi hai di Abbey Road? Qual è il tuo ricordo più vivido di quell'esperienza incredibile che io ancora rosico? In senso buono, cioè, rosico sportivamente, sono felice per voi. Non è come quando Aldo Alessio è finito a doppiare Spyro 4. Beh, non capita tutti i giorni che un drago trovi la sua libellula. Comunque, parlaci di come le tue esperienze con Abbey Road. Sono ricordi lontanissimi perché, ripeto, avevo credo 20,
Non mi ricordo, sui 30 anni, ora ne ho 60, quindi molti anni fa. Gli studi erano diversi, soprattutto a Maidenhead, ma riguardo a quello di Abbey Road, ho un ricordo, ripeto, lontanissimo. Infatti quando un mio amico mi disse, ma ti rendi conto che vai ad Abbey Road? E gli dissi, Abbey Road? Dove registravano i Beatles. Allora, a me i Beatles non sono mai piaciuti, non li conosco in realtà. Conosco i Beatles per via di Mina, la cantante italiana che fece un album bellissimo con le loro canzoni, ma a me il gruppo non è mai interessato, quindi per me andare a Abbey Road era come andare a Maidenhead o in un altro studio, non me ne fregò proprio, devo dire, facevo il mio lavoro. Fu una giornata che mi ricordo che doveva durare 4 o 6 ore, una cosa del genere, ma durò poco, 2 ore e mezza, feci tutto senza sbagliare, il regista mi sembra che era giapponese, una cosa del genere. Fu veramente veloce, forse uno dei doppiaggi più veloci che ho mai fatto. E lì è la storia di Abbey Road. Ripeto, non è stata una cosa importante per me, ma una cosa come tutte le altre. Dov'è Nasty Nork? Lo arrostirò! Frena il tuo ardore, Spiro! Libera 10 draghi nel mondo dell'artigiano e poi trova la mongolfiera. Ti trasporterà nel prossimo mondo. E Nasty Nork? Io stavo cercando lui. Tu sapevi di aver doppiato Psycho Mantis di Metal Gear 1? Cioè, eri consapevole del personaggio? Probabilmente no, perché a quell'epoca, insomma, non si era consapevoli della grandezza dell'opera, ma questo è un personaggio importante. Torna in Metal Gear 5 sotto forma di bambino. E tu come hai visto questa cosa? Se hai avuto riconoscimenti dai fan negli anni, se il tuo approccio poi a quest'opera, col senno di poi, è stato ben voluto, apprezzato, consapevole, insomma. Non mi ricordo chi ho doppiato, non me lo ricordo proprio. In questo caso devo ringraziare Antonio, questo ragazzo che mi ha contattato, e poi Andrea che vedrà questo video che gli sto facendo, quindi grazie tantissime Andrea. No, non sapevo di avere doppiato quei personaggi, non mi interessava proprio, era un puro lavoro matematico per me, va bene, perché io ero concentrato con il teatro, fu un'occasione per vedere se potevo fare altre cose, ma ripeto, non ero consapevole del grande successo che aveva avuto questo personaggio o i personaggi che ho fatto, assolutamente no, né li avevo mai visti. La prima volta che l'ho visto è stato ora, perché Andrea mi ha mandato, e prima Antonio mi ha mandato queste clip. È stato un piacere, devo dire, sapere che hanno avuto un grande spessore tra le persone che seguivano, i giovani forse, che seguivano queste cose. Ancora oggi non ho mai giocato e non ho alcun interesse, lo giuro, alcun interesse, zero. È davvero necessario? È ordine di Sua Maestà l'Imperatore Doeo di arrestare quella ragazza. Ma chi è? Questo non la riguarda. Ciro, ma tu adesso, no? Di cosa ti occupi in questo momento? Sei ancora nel mondo del doppiaggio come alcuni tuoi colleghi, soprattutto appunto Piovanno o Ricci come direttore, o Marinoni che in qualche modo ancora bazzica l'ambiente, o sei lontano dal mondo del doppiaggio? Come va adesso? Che cosa fai di bello? Che progetti hai? Sono andato all'università 5 anni e mi sono laureato in Fine Art Painting, quindi come pittore. Faccio anche sculture, a volte faccio letture all'università. Mi manca molto il teatro, mi piacerebbe rifare qualcosa in teatro, ma dovrebbe arrivarmi l'occasione. Infatti c'è forse una possibilità con l'ultimo spettacolo che ho fatto a Londra parecchi anni fa. Questa compagnia sembra interessata a fare un altro lavoro e mi hanno chiesto se lo facciamo, saresti interessato. In questo caso sì. Riguardo al doppiatore non l'ho mai più fatto, non mi è neanche mai passato per la testa. Devo dire che parlando con Andrea, grande Andrea, un po' mi incuriosisce la cosa, ma non a livelli di dire mamma mia devo fare un demo tape o queste cose da spedire, non lo farei mai. Cercherei semmai appunto il teatro, i film, ho fatto molti film col Film Institute a Londra, credo che ne ho fatti 6 o 7, sempre facendo la parte principale, e quindi farei qualcosa che comunque mi prende il cuore. Il doppiaggio delle PlayStation non mi ha preso il cuore, mi ha preso la testa, era una cosa di testa, quindi no, non mi manca, se arriva però una proposta non direi di no, ok? Questa era una terra pacifica di grande bellezza, un giorno arrivarono 7 maiali malvagi, giunsero all'improvviso e usarono i loro poteri per distruggere questo mondo. Per qualche ragione quei malvagi maiali collezionano oro. Scommetto che il bracciale di tuo nonno, rubato dal Komabuta, è un bracciale d'oro.
I 7 maiali malvagi si nascondono in qualche angolo di questa terra. Se li trovi, ritroverai anche il bracciale. Ma ricorda di stare attento. Io sono Stefania Sperandio, per gli amici Tava, nella vita sono responsabile editoriale della testata giornalistica spaziogames.it, però nel tempo libero da qualche anno esiste anche Secondo Tava, che è il canale dove parlo da un punto di vista soggettivo di quello che mi piace, che mi appassiona e che amo dei videogiochi, tra cui macroscopico figura il nome di Metal Gear. Infatti è il motivo per cui sono molto contenta di poter partecipare a queste interviste, anche molto emozionata, perché la mia bambina che amava alla follia i personaggi di Metal Gear Solid con le loro voci è ovviamente contentissima di poterci interagire. Quello che chiederò è: che consiglio ti senti di dare alle giovani nuove leve che vogliono approcciarsi a questo mestiere? Bisogna avere molta umiltà, veramente. Molta umiltà, poca vanità, cercare di fare il mestiere, che poi non è forse un mestiere, almeno per quanto mi riguarda non lo è mai stato. Cercare sempre la verità in tutto quello che si fa. L'unica cosa che posso dire è questa: avere tanta umiltà, pazienza e continuare a studiare, a leggere per chi fa teatro, sempre delle pièce teatrali del teatro, non solo italiano ma soprattutto inglese davvero americano. Il teatro americano moderno è incredibile, quello francese pure. Non fare qualsiasi cosa così per il fatto di farla o per essere visti in TV. Io darei solo questa cosa, cioè, lavorate col cuore e studiate sempre, perché non si finisce mai di imparare, no? Infine voglio chiederti una cosa molto bella. Ci ridoppieresti 24 anni dopo Psycho Mantis? Facci vedere qualcosa. Noi siamo curiosi, vogliamo vedere. Io posso leggere nella mente delle persone. Nella mia vita ho visto il passato, il presente e il futuro di migliaia e migliaia di uomini e donne. E ogni singola mente che ho penetrato era colma di un unico oggetto del desiderio, il desiderio atavico ed egoistico di trasmettere il proprio seme. Una cosa che mi disgustava: ogni essere vivente di questo pianeta esiste solo per trasmettere il proprio DNA. Siamo stati creati per questo e per questo è nata la guerra. Ma tu sei diverso, tu sei uguale a noi, non abbiamo passato, non abbiamo futuro, viviamo per il momento e questo è il nostro unico scopo. Gli esseri umani non sono in grado di darsi la felicità reciproca. Questa è stata la prima volta che ho usato il mio potere per aiutare qualcuno. Strano, sembra quasi bello. Bello. Dopo un'eternità, il mio gemello cattivo, Uka Uka, è stato liberato dalla sua prigione sotterranea. Molto tempo fa l'ho rinchiuso lì per proteggere il mondo dalla sua malvagità. Ora è di nuovo libero e deve essere fermato. Dalla mia prigione tempio ti ho inviato istruzioni semplici da seguire, ma tu hai perso le gemme e i cristalli, e io ho perso la pazienza. Adesso non c'è più nessuna risorsa di potere su questo pianeta. Che location, e questo devo dire grazie ad Andrea Piovane, che a fine intervista faccio venire qui. Vieni, Andrea, non essere, ma non sei timido in realtà, è solo aspettavi in Brucia tutto, brucia! No! È ancora cattivo come il personaggio che ha fatto, è ancora un po' liquid, però è simpaticissimo. Sono fiero, l'abbiamo fatta, questa intervista, dallo studio di Andrea Piovan, la voce di Gabe Logan, Liquid Snake, i cattivi di Crash Bandicoot. Come si chiama il nome dello studio, Andrea? Logan! Come si chiama il nome dello studio? Siro, grazie, Siro, t'abbiamo trovato finalmente. Ciao grande Siro!